La sezione CAI di Belluno continua i festeggiamenti per i 130 anni di attività. Fondata il 1 marzo 1891, vi aderirono da subito circa 80 soci. L'anno 2021 e per la sezione di Belluno del CAI ricorrono due importanti anniversari. La prima sono i 130 anni della sezione. L'altra ricorrenza importante sono i 70 anni del rifugio Settimo Alpini, inaugurato nel settembre del 1951, questo è intitolato al 7° Reggimento Alpini che contribuì alla sua costruzione. C'era già un gruppo di appassionati di montagna, tra i vari fondatori si ricorda Feliziano Vinanti, che sostenne proprio l'importanza che una città come Belluno potesse avere una sezione del CAI e di appassionati di alpinismo in generale. Per l'occasione il direttivo ha deciso di creare una mostra fotografica itinerante tra i negozi del centro di Belluno. Si tratta di un'esposizione di 14 pannelli che riassumono la storia e l'attività della sezione. Abbiamo voluto portare un po' di montagna anche in città. Ci piaceva l'idea di condividere anche con i cittadini del centro storico quella che è l'attività del CAI, portando 14 pannelli che rappresentino la storia, partendo dal primo pannello che rappresenta Feliciano Vinanti, il socio fondatore. Due sono dedicati ai bivacchi e ai rifugi nelle nostre montagne, uno è dedicato al soccorso alpino che è un corpo nazionale del CAI, gli altri sono dedicati alle commissioni che quotidianamente svolgono la loro attività. Quindi in 11 attività del centro storico troverete queste piccole dimostrazioni di quella che è la nostra attività. Protagonista anche il rifugio Settimo Alpini, con una piccola mostra fotografica dedicata ai suoi 70 anni di vita. Ci piaceva portare una piccola rappresentanza in loco. Sulla conca del Pispilonc ci sono esposti 10 pannelli che ripercorrono la storia di questo rifugio da prima che fosse costruito, quindi quando ancora era una casera, a quando poi è stato costruito e agli sviluppi che ci sono stati in questi 70 anni.